Salve ragazzi, benvenuti sul canale di Mister Giocopiano. Oggi andiamo a vedere Castlevania, la demo, andiamo a provarla. Gioca demo, scudiero, cominciamo tranquilli. Mankind faces ruin and despair. The world is changing, yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested, tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. D'accordo, partiamo. Ho aspettato che parlasse fino in fondo, eh. Tanto potete mandare avanti. The struggle for supremacy is eternal, inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. Che bel paesaggio. E naturalmente piove. These are dark times, times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. Immagino che questo siamo noi. Un po' tipo Assassin's Creed. Bene, premi X per attacchi, Y per attacchi di zona e A per saltare. Grazie. Ecco. Questo e questo. Questo invece è l'attacco di zona. Ah, volevo. Acqua santiera, usa per ripristinare la tua vita. Puoi interagire con questa qualsiasi cosa lampeggi in questo modo. Va bene. Come si fa? RT. Ho capito. Chi è? Chi è? Altri, altri. Ne arrivano altri. Dai, dai. Bella, bella, mi piace quest'arma. Spesso i nemici sconfitti rilasceranno delle ricompense. Prendi questi pugnali prima che scompaiano. Sì, subito. Presi, eh? Lancia i pugnali. Ah, posso lanciare i pugnali. Vediamo un po'. Tanto guarda, c'è subito uno lì che ha detto che ne vuole uno. Così. Finita per voi altri.
Però non mi riesce a prenderlo, comunque. Bello, afferra il nemico con la regia, un pulsante qualsiasi. Yes. Posso anche afferrare i nemici. Quando uccidi un nemico guadagni punti esperienza. Uccidi qualche nemico per guadagnare 25 punti esperienza. E vabbè, non ho capito come, però. No, nel senso, a quanto siamo con i punti esperienza? Ah, 5 ogni. Ok, l'ha caricati adesso. Va bene, il gameplay sembra abbastanza semplice per il momento, eh? Ora vediamo che ogni tanto mi aggiunge qualcosa. Questo è il diario di viaggio, usalo per acquistare nuove mosse, combattimento, vabbè, ok, mosse base, attacco diretto è quello che ci abbiamo, attacco di zone con la Y, usa arma secondaria, sì, è le... sono le... se mi viene la parola ve lo dico, i pugnali, poi c'è il salto ce l'ho, presa e interazione l'abbiamo appena scoperto con RT, punti esperienza, niente, si può prendere punti esperienza e guadagnare delle cose. Bene, quindi mosse base ci siamo, mosse avanzate, attacco combo diretto, combo di zona, crescente, la ghigliottina, oh, questo è quello che si può comprare, quindi la ghigliottina, tieni premuto X mentre sei in aria per usare questo attacco diretto come mossa conclusiva in qualsiasi sequenza in aria. La tua catena si scaglierà su qualsiasi nemico di fronte a te mentre a terra, è utile per evitare attacchi basati sul terreno. Bello. Ok, quindi salto e poi tengo premuto. Compra subito. Perfetto. Premi A per continuare. Chiudi il diario. No, vabbè, forse ho esagerato. Comunque. Andiamo, lo proviamo subito. Eccola, era questa. Starta nel frattempo. Bene, bene, bene. E a te qua dietro ti sparo subito. Ok. Perché vi lamentate? Cosa vuoi che sia? Sarà un mostro enorme. Sicuramente, perché se no. Eccolo lì. Un ratto. Ah. Sto facendo A, sì. Non ho capito che diceva. Ah, con LTC ci pariamo. Perfetto, perfetto. Questo attacco imbloccabile. LT. Ok, no, ho saltato. Invece è così. Perfetto. E allora vediamo un po' se come va con questo. Bene, mentre me lo distraggono. Dai, dai. No. Bene, non ce l'ho fatta, ma ce la farò adesso. Bene, bene, ok. Ce l'ho fatta. Sta recuperando energia, cacchio. Ah, ok, c'ha anche delle interazioni, così. Va bene. Bello comunque. Lui è massiccio, eh? C'è una bella armatura o comunque un bel abbinamento. Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the guardian of the lake. You are from the Order? They sent you? How do I find him? He will find you. In the forest.
cavallo. Vabbè, ci si va a piedi, dai. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old gods still hold sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. Vai. Perfetto. Un po' lunga questo discorso così, però vabbè. Ti fatti entrare nell'ambiente. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Okay. Siamo dei cani bastonati, eh? I hear you seek the guardian of the lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Ah, perfetto. Due rang e due cavalcati da Licantro. Fantastico. Allora, dunque, montare a cavallo. Premi X per attaccare i Varg. Premi Y per attaccare i licantropi che li cavalcano. Può attaccare sia a sinistra che a destra con le vette sinistra. Schivare senza rilasciare LT. Allora, premi senza rilasciare LT e muovi la levetta sinistra, a destra e a sinistra per schivare gli attacchi. Va bene, proviamoci. Vediamo un po'. Ah, è così. Ok, perfetto. Ecco, sono cascato. Non ho capito come si doveva fare per tornare su. Comunque, prova a bloccare il team sincrono con un attacco nemico. Ah, bello, bello, bello. Aspetta, ci riprovo, eh. Bello, bello, bello. Il gameplay lo trovo interessante veramente, perché tranquillo mi sembra, per il momento insomma, poi magari arriveranno... Cavolo, come si fa? Scusa, non ho capito. No, ma cavolo, proprio un rang. Ah,
Aspetta, fammi prendere un po' di energy. Ah, pensavo che mi lasciassero addirittura in pace mentre facevo queste cose. Bene, 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 bene. Spara, spara. Questa è stata un pochino più dura, ma chiaramente all'inizio mi devo sempre. Sono un po' lento a imparare le mosse. Stavo dicendo appunto che era facile. I can travel no further. You will find what you seek ahead. Cavolo! Ah, mancato. Come è atterrato bene. Questo fa parkour, eh? Ok, va bene, finisce qui la nostra prova di demo su Castlevania Lords of Shadow. Che cosa posso aggiungere? Il gameplay l'ho trovato simpatico, la voce di lui non mi ha particolarmente impressionato, nemmeno il volto. Però il gioco sembra molto molto interessante, azione, simpatico. In questo momento non lo comprerei, visto che sto già giocando a Darksiders 2, quindi non so, mi sembrerebbe abbastanza ripetitivo. Comunque nell'insieme mi sembra un gioco acquistabile. Anche per questa volta è tutto, mi raccomando, divertitevi sempre e a presto.